Storia incredibile di due principesse che sono arcistufe di essere oppresse, di Monica e Rossana Colli. Illustrazioni di Irene Bedino. Lapis Edizioni 2006. Lupita è una principessa drago dalle maniere educate, ma dalle sue parti i suoi modi sono considerati davvero inusuali. I draghi non sono educati, sono rumorosi, mangiano con le mani, sputano fiamme e soprattutto fanno le puzzette. A Lupita non piace proprio comportarsi da drago. Poco lontano, in un altro castello, la situazione è molto diversa. La principessa Bianca scarabocchia sui muri, è allergica al sapone e alle buone maniere e di studiare per diventare una regina non ne vuole sapere. A Bianca non piace proprio l'etichetta di corte. I due re non sono contenti delle loro strane figlie. Cosa possono fare le principesse per essere accettate? Gli resta che fuggire. Così le due ragazze decidono di lasciare i loro regni dove nessuno le capisce. Lupita evade dal suo castello maleodorante e Bianca scappa dal maniero dal color pastello di suo padre. Il regno è piccolino, anche se ci sono due re. Così Lupita viene accolta nel castello di Bianca e Bianca raggiunge il castello del re dei draghi. Le principesse vengono accolte con grandi onori in entrambe le corti. Che meraviglia finalmente essere capite! Le squisite maniere di Lupita sono accolte con entusiasmo alla corte del re perché la sua educazione è assolutamente perfetta. Fra i draghi, invece, Bianca riesce ad esprimere tutto il suo carattere ribelle, puzzette comprese, con il benestare del re. La storia a questo punto sembra essersi risolta. Le principesse hanno trovato il loro posto nel mondo. Ma può davvero finire così? Certo che no. Questa fiaba parla di diversità e di accettazione. Non sempre si può essere come vogliono gli altri. Alla fine basta essere flessibili e accettare la diversità come un dono, non come una condanna. I disegni che accompagnano il testo poi sono estremamente coinvolgenti e caratterizzano alla perfezione tutti i personaggi.